Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, il primo tornata a casa, Sig. No vabbè, sono contenta di essere tornata dai gattoni, però vi devo dire che le temperature, il mare delle Maldive mi mancano non poco. Comunque, oggi voglio farvi in realtà il video haul di Dubai, perché dopo avervi detto nel video, sì, hashtag coerenza, me ne rendo conto, però dopo avervi detto nel video che non acquisto lusso a Dubai perché non conviene, cosa ho fatto? Ho trovato la boutique Chanel in aeroporto che è tax free però 10%, quindi costa di meno rispetto a Chanel a Dubai, in centro, nella Dubai Mall, e quindi alla fine ho visto una cosa che mi piaceva tantissimo e che già volevo prendere perché già vi avevo in realtà accennato che mi sarebbe piaciuto prendere questa cosa un po' di tempo fa. L'ho vista lì e alla fine mi sono decisa ed ho fatto shopping anche lì. Prima di arrivare però alla cosina che ho preso da Chanel, voglio fare un po' un recap di viaggio con voi ragazzi. Cioè, notate quanto sono abbronzata, ho un po' ustionata in realtà, però non ci posso credere neanch'io. E sì, sono molto abbronzata, ok? Senza che mi fate le battute che mi arrivano costantemente su Instagram. Ma perché sei bianca? Questo, cioè, io adesso così sono abbronzata, ok? Comunque, ragazzi, venerdì scorso non c'è stato un nuovo video, nonostante io quel video l'avessi filmato, cioè ho filmato per voi tutto il viaggio di ritorno dalle Maldive. Ci ho messo 24 ore con appunto 6 ore lo scalo a Dubai. Ho volato con due compagnie aeree diverse, Fly Dubai ed Emirates. Fly Dubai fa comunque parte del gruppo Emirates. Io infatti ho prenotato direttamente con Emirates, ma appunto una tratta era con Fly Dubai e volevo farvi il resoconto del viaggio in business sia per quanto riguarda Emirates durante la pandemia, post diciamo emergenza, e poi volevo anche farvi la recensione perché era la prima volta che volavo con Fly Dubai, appunto con questa compagnia diciamo gemella del gruppo Emirates. Ho filmato un sacco di tempo ragazzi e dopo aver editato quel video per 2 ore sono arrivata alla parte in cui ero in aereo, nel primo dei due aerei, e mi sono resa conto che la videocamera, non ho capito perché, ma durante tutto il volo in cui ho registrato tantissimo, aveva delle, come delle interferenze nello schermo, delle righe su tutto lo schermo, e non ho capito perché. In realtà una volta scesa hanno continuato ad esserci per un po' e poi basta, quindi io mi sono ritrovata con metà video praticamente inutilizzabile. Non so, sto filmando ancora con questa videocamera e sta funzionando, quindi non ho ben capito che cosa le fosse successo in quota, forse un problema di depressurizzazione della cabina, io non lo so, qualche interferenza, qualcosa era successo. Fatto sta che appunto adesso funziona, ma mi sono ritrovata con metà video praticamente inutilizzabile e quindi dopo aver montato il video per tutto l'inizio, che era più o meno 2 ore di lavoro, mi sono ritrovata appunto senza un video da caricarvi. Mi è dispiaciuto tantissimo perché in quel video l'esperienza con Fly Dubai è stata mostruosa, è stata pessima, vi facevo vedere tutto, cioè voi non potete capire. Dopo che siamo saliti, ci hanno tenuti lì mezz'ora in ritardo, senza, no, in realtà il check-in l'hanno aperto con mezz'ora di ritardo senza dirci perché. Poi ci hanno lasciato mezz'ora nella cabina lì fermi, non si sa perché. Una volta che tutti sono saliti sull'aereo e quindi eravamo già dentro da una mezz'oretta, ci hanno detto di tapparci gli occhi e la bocca che sarebbero passati con tipo gli igienizzatori, non ho capito. E quindi, cioè, io ero là tipo così con gli occhi che mi bruciavano con questa nube di igienizzante che loro spruzzavano a mano. Cioè, io so che igienizzano le cabine prima di farci salire i passeggeri, ma non mi è mai capitato, ed ho viaggiato tanto durante il Covid, come ben sapete, non mi è mai capitato di vederlo fare quando già tutti sono a bordo, dicendo alle persone tappatevi gli occhi perché questa cosa brucerà. E infatti bruciava, quindi è stato, ma oltre a questo, la business class era terribilmente, terribilmente scomoda. La distanza di sicurezza anche all'imbarco, tutti stivati su questi bus piccolissimi, business assieme ad economy, non per altro, ma più che altro uno è la comodità, ma due, bisognerebbe avere lo spazio, specialmente di questi tempi. Quindi sono contenta di aver prenotato in business per quanto riguarda le altre tre tratte del mio viaggio con Emirates, ma questa piccola tratta che ho dovuto fare con Fly Dubai, perché era la coincidenza più breve, ad
Dubai, mi sono pentita tantissimo di aver preso questo volo e non penso che volerò mai più con Fly Dubai, quindi mi dispiace non avervi potuto fare la recensione, cioè mi dispiace non averla potuta caricare, perché in realtà io l'ho fatta fino al momento che sono arrivata sotto casa praticamente, però era molto interessante perché il primo volo era appunto con Fly Dubai, il secondo volo era con Emirates e quindi potevate vedere anche le differenze, però appunto ragazzi è andata così, non fa niente, sappiate che sto già programmando un nuovo viaggio alle Maldive, lo so non sono normale, ma sono stata oltre al resort con cui ero già in contatto, che poi appunto ho rifiutato perché volevo tornare prima a casa, c'è un altro resort che mi ha contattata proprio in questi giorni e quindi sto programmando, diciamo così, ecco, però ho in realtà un altro viaggio prima in programma, infatti sono curiosa di sapere perché ci dovevo andare a fare questo viaggio, dovevo andarci già pre-pandemia. Poi speravo di riuscire entro la pandemia, cioè, ma l'anno scorso non sono riuscita, quindi questa sarà la volta buona, che sarà la terza volta, sarà la volta buona, perché due volte ho rimandato a causa del Covid, quindi se mi avete seguito e se mi seguite già da un po', vi ricordate che vi accennavo di questo viaggio, e questo viaggio sarà in un posto freddo, quindi completamente diverso dalle due mete che ho appena fatto, che comunque è stato splendido ragazzi, però appunto questo sarà completamente diverso, un viaggio proprio che non c'entra nulla con Dubai, con le Maldive e con le spiagge calde, eccetera. Quindi ditemi nei commenti se pensate di sapere di che tipo di viaggio si tratta, senza contare il fatto che appunto tra un paio di settimane tornerò a Trieste, poi farò tappa anche a Milano, un po' il mio solito giro di quando sono in Italia, però appunto questo non lo intendo come viaggio in realtà, cioè quando vi dico quale sarà il mio prossimo viaggio, voi lasciate sempre stare Trieste o Milano, o se faccio appunto qualche tappa a casa in Italia, perché non lo considero come viaggio, cioè io sto, e mi avete chiesto anche dov'è che mi sento a casa, io mi sento a casa sia ad Amsterdam, perché dopo averci vissuto per tutto assieme più di 6 anni mi sento a casa qui, però mi sento a casa anche a Trieste, è un po' strano, cioè quando vado a Trieste mi sento a casa qua in Olanda e quando sono in Olanda mi sento che casa mia è a Trieste, è un po' strana questa cosa, forse chi vive all'estero può capirmi. Comunque sono anche curiosa di sapere se qualcuno di voi ha mai volato nella sua vita con Fly Dubai e qual è stata la vostra impressione, tra l'altro non ho menzionato che doveva esserci il wifi e non ha funzionato per tutto il volo e le scuse degli assistenti di volo erano un po' strane perché mi dicevano sull'oceano indiano non c'è segnale, non è così. Sì, ci ho volato 1000 volte alle Maldive e sono sempre rimasta connessa fino all'atterraggio con le altre compagnie, con Etihad, con Emirates, con Qatar, quindi era proprio un problema Fly Dubai, però non l'hanno nemmeno ammesso, ecco, dicevano che non c'è copertura, nonostante gli assistenti di volo fossero molto molto gentili e disponibili, appunto è stato abbastanza tremendo, il viaggio della speranza, mi faceva male tutto il collo, la schiena, ho dormito malissimo, cioè veramente non sembrava business class, ho buttato i soldi per riguarda quella tratta di volo, mentre la seconda poi appunto è stata meravigliosa perché da Dubai ad Amsterdam ho fatto un viaggio pazzesco, ho dormito, quindi è stato fantastico. Comunque questa era un po' il recap del viaggio, invece il recap della permanenza a Dubai e poi alle Maldive, ragazzi, penso che abbiate visto dai miei video quanto mi sono goduta la vita quando sono stata lì, è stato meraviglioso, non volevo più tornare, infatti non vedo l'ora di tornarci alle Maldive, è stato bellissimo anche a Dubai perché c'era Laura, quindi stando insieme ci siamo divertite. Faceva parecchio caldo, devo dire, mi avete chiesto se conviene andare a Dubai in estate oppure no. Allora, noi siamo state molto fortunate perché come temperatura eravamo sui 39 gradi, che è un po' la temperatura che io ho trovato l'anno scorso in estate in Sicilia, per dire. Quindi siamo state fortunate, però se vai più per esplorare eccetera forse può essere un pochino troppo caldo, se ci vai come noi per andare o al Dubai Mall che c'è l'aria condizionata oppure per stare a bordo piscina è super super fattibile, quindi appunto dipende che cosa volete andare a fare, forse il giro in cammello nel deserto
per noi non era tanto fattibile, ecco, però questo è un po' il discorso. È fattibile se non volete stare fuori sotto il sole nelle ore più calde. Quindi arriviamo al nostro acquisto e alla storia dietro questo acquisto. Praticamente alla Dubai Mall avevo visto, spero di trovare la foto, ve la metterò qui, avevo visto questa borsa in versione mini, quindi era piccolina, più o meno così, e mi è piaciuto tantissimo il colore perché sono da un po' alla ricerca di una borsa di questo verde particolare. Se parlo strano, sono le solite mascherine Invisalign, ragazzi, non fateci caso, e mi era piaciuta davvero tantissimo, però il prezzo era appunto maggiore rispetto al prezzo che abbiamo noi qui in Europa e quindi non mi conveniva, ho lasciato perdere anche calcolando il tax free del 5% che però mi hanno detto con una tassa che si prendono lì in aeroporto viene tipo 4,6% di tax free, appunto facendo i calcoli non mi conveniva ed avendo un sacco di contatti da Chanel in tutta Europa praticamente posso reperire qualsiasi cosa io voglia, quindi mi conveniva più che altro mandare un messaggio alla mia SA qui ad Amsterdam o a Venezia e chiedere di trovarmi questa borsa. Poi però, siccome avevo questo layover, questo scalo di 6 ore a Dubai, ragazzi, vabbè, ho incontrato una ragazza che stava sul mio volo, quindi ci siamo un po' spassata noi due assieme, però poi ad un certo punto mi sono detta che cosa faccio? Vado a fare un po' di shopping. E quindi in aeroporto mi sono ritrovata, ragazzi, questo ve lo posso giurare, cioè ve lo giuro, mi sono ritrovata a 2 metri, sono sbarcata dall'aereo, Chanel era lì, questa ragazza conosceva meglio l'aeroporto di Dubai perché vive lì e quindi fa guarda che è esattamente lì, ed era veramente lì il negozio Chanel, quindi non è stata colpa mia, è stato il primo negozio che io ho visto praticamente una volta smontata dall'aereo, ok? E dovendo farmi 6 ore di scalo lì da sola, che tra l'altro ero a scalo dalle 2 di notte alle 8 di mattina, che per me erano le 3 di notte fino alle 9 per il fuso orario che avevo alle Maldive, quindi cioè, mi sono fatta tutta la notte all'aeroporto di Dubai da sola, ma come sapete, viaggiando in business ho l'accesso alla lounge, quindi ero lì tranquilla, ho mangiato, è molto silenziosa come lounge, ci sono un sacco di zone dove si può anche dormire, ci sono praticamente delle poltrone letto con i comodini, eccetera, quindi super comoda e super sicura. Però prima di andare alla lounge, che cosa faccio? Mi sono detta poi cosa faccio 6 ore lì, faccio un po' di shopping, faccio un po' così. E quindi sono andata da Chanel, c'erano anche, cosa ho visto? Dior, mi sa, o Gucci, però Chanel mi trippava tantissimo perché c'erano delle borse che nel Dubai Mall, cioè a Dubai Centro, non avevo visto, di un bellissimo colore che a me piace un sacco e qui già avete capito praticamente. E poi ho incontrato questa ragazza carinissima che lavorava da Chanel e quindi abbiamo iniziato a chiacchierare e le ho chiesto dei prezzi. E sorprendentemente, facendo il calcolo dirham euro, conveniva più lì rispetto a qui, quindi non mi era chiara sta cosa, gliel'ho chiesta, mi fa sì, effettivamente solo noi qui dentro all'aeroporto diamo il 10% appunto di tax free, mentre in centro a Dubai ti danno il 5 che poi diventa 4,6 eccetera. Quindi da lì mi è aperto praticamente un mondo, ragazzi, mi sono detta ok ragazzi, qua conviene e quindi ho fatto i miei calcoli, visto che effettivamente conviene, cioè la cosa che ho comprato io l'ho pagata tipo quasi 300 euro in meno, quindi mi sono lasciata andare, ho provato un sacco di roba, guardavo tutto eccetera eccetera, sempre quel paio di scarpe cercavo che non c'erano, la borsetta che avevo visto al Dubai Mall né nessun'altra borsa di quel colore era disponibile, avevano un sacco di cosine della nuova collezione che non avevo ancora visto e tante cosine che appunto dall'altra parte nell'altro Chanel non ho visto, quindi quando l'ho visto questa sono impazzita. Poi mi ha fatto provare un sacco di altre cose sempre dello stesso colore, c'era una mini bag veramente grande così, sembrava più un portafogli su catena praticamente, rosa, era troppo 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 carino. E poi ho visto quest'altro, ragazzi, ve lo metterò qui, ve l'ho postato anche nelle storie, io mi sono innamorata della combinazione colori di questo che era un marsupio e tra l'altro la tasca davanti si può togliere ed è un portafogli, quindi mi è piaciuto veramente tantissimo sia questa cosa di poter appunto avere il portafogli e la borsetta,
che la combinazione colori in particolare con questi colori pastello mi ha fatto impazzire, ma era un marsupio. L'ho provato io che ho i fianchi, ok? Non mi stanno bene, cioè non mi vedo bene il marsupio su di me. Se mi piacesse, me ne fregherei minimamente nulla di quello che pensano gli altri, però non mi piace proprio addosso, non mi piace come sta, e poi è fastidioso quando cammini. Ho provato ad indossarlo come una borsa. Terribile, orribile. Ho provato a indossarlo tipo qui, orrendo. Però se avessi trovato qualsiasi borsa, wallet on chain, in qualsiasi altra forma con questa combinazione di colori, l'avrei presa. Solo per il fatto che era un marsupio, non l'ho preso, quindi avrei preso entrambe le cose, ma alla fine ho preso questa, che poi era una delle prime cose che ho intravisto quando sono entrata in negozio. Era proprio non in vetrina, ma su uno degli scaffali all'interno del negozio. E come vi anticipavo prima, in realtà era una cosa che io già avevo in mente di prendere in questa combinazione colore e forma, però non l'avevo mai vista dal vivo. E quando sono arrivata lì, cioè mi è capitata proprio sotto agli occhi. E io l'ho visto come un segno, ok? Io vedo tutte queste cose come se fossero segni che io devo acquistare. Praticamente sono io che mi autoconvinco di averne bisogno. Comunque, questo è il nastro con la camelia. Ragazzi, arriviamo alla dust bag, che è questa. Come potete vedere, non si tratta del solito modello classico che io acquisto sempre, ok? Però è comunque un modello, diciamo, classico. Non è la 255, non è la classic, ma è comunque un modello molto molto classico che io considero assolutamente un investimento. Allora, all'interno c'è anche il nostro booklet solito. Io ne ho migliaia di questi e non li uso mai, cioè io non ho mai letteralmente. Adesso guardiamolo assieme, ragazzi, perché cioè, il servizio di Chanel è pazzesco, è impeccabile. Qui ci sono tutte le varie istruzioni per prendersi cura della borsa, del materiale, eccetera. E poi qui c'è questo panno che io già mi ero informata, già mi avevano detto per cosa servisse, però non me lo ricordo assolutamente. Ed è appunto, c'è questo panno con il logo Chanel. È per pulire la borsa, non ne sono sicura, dovrei appunto leggere queste istruzioni, informazioni che io non leggo mai. Siete pronti per vedere questa meraviglia? Ormai l'avrete già capito che si tratta di una borsa, che sono il mio pallino costante. Preparatevi, ragazzi, perché è meravigliosa la mia nuova baby. Ta-ta-ram! E potete vedere che è rosa, naturalmente la mia fissazione. Adesso sfiliamo, se riusciamo, semplicemente. Voilà! E lei è la mia nuova Chanellina. Non è la Chanellina più bella che voi abbiate mai visto, cioè io la trovo stupenda. Allora, togliamo anche questo, così vi faccio vedere bene anche la catena. Ed eccola qui, ragazzi, non è meravigliosa, io amo. Allora, qui sopra c'è la targhetta. Devo togliere la pellicola. A volte mi ritrovo a girare con le pellicole delle varie borse per mesi, non sto scherzando, ma a volte sono praticamente invisibili. Questa si vedeva, ma a volte sono praticamente invisibili. Ed eccola qui in tutta la sua bellezza. È in lambskin, quindi è liscia ed è molto molto delicata sia per il colore che per la tipologia di materiale, ed è appunto di questo bellissimo rosa, diciamo un rosa pastello, insomma, non è chiarissima, ma è perfetta, del rosa che desideravo. È così, la vedete sul lato, ci sono praticamente due tasche molto grandi, una tasca anche dietro, simile alla classica, e la catenina che si può indossare soltanto a braccio oppure naturalmente così, però non decisamente non a tracolla, ma non mi dispiace perché le borse mi piace portarle sia a tracolla che così semplicemente a braccio, è super super comodo. Quindi sì, mi sono innamorata, l'ho provata 100 volte, continuavo a provare altre cose e poi mi sono detta: Nicole, hai sempre desiderato, perché ho la versione colore Tiffany chiaro ed ho sempre desiderato anche la versione in rosa della stessa borsa, e finalmente l'ho trovata e finalmente l'ho presa. Non sapevo neanche che fosse uscita in questo colore, in questo modello,
per questa collezione, quindi è stata veramente una super super sorpresa. Vi faccio vedere anche il modello grande della stessa borsa, che in realtà come grandezza sono esattamente identiche, ma sul lato potete vedere che quella azzurra ha una tasca in più e appunto è molto molto simile. Entrambe hanno la targhetta qui sopra, ma la borsa grande dello stesso modello ha anche il manico, mentre quella rosa, appunto, il manico non ce l'ha, ha solo la catena. Però non, cioè mi sembrano lo stesso modello perché hanno la stessa grandezza, anche se appunto quella azzurra è un pochino più capiente, avendo una tasca in più. Ve la faccio vedere anche dall'interno, che non l'avete ancora vista. E qui ci sono, appunto, c'è lo spazio che è parecchio, perché questo modello è considerato un modello piccolo, ma in realtà all'interno ci sta un bel po' di roba. C'è il solito logo qui sul flap, forse con la luce, non so se riuscite a vederlo bene, però c'è sempre il solito logo qui sul flap. C'è ancora il numero seriale con il cartellino di autenticità. Mi hanno spiegato che, appunto, eccolo qui, mi hanno spiegato che alcuni modelli adesso li fanno con la targhetta in metallo e non hanno il cartellino d'autenticità, ma non tutti. Un'altra cosa che mi ha spiegato è che da adesso tutte le borse Chanel che si trovano nelle boutique non hanno più un anno di garanzia, ma ne hanno 5. Quindi questa è una no notizia favolosa, anche se devo essere onesta, io con Chanel non ho mai avuto problemi di nessun tipo per quanto riguarda il materiale e la qualità, quindi non ho mai dovuto portare indietro, rispedire indietro, cambiare niente. Quindi, però, è sempre bello sapere che appunto ci sono, per lo stesso prezzo, ci sono 5 anni di garanzia e non più uno. E io amo, amo la mia nuova Chanellina. Appunto, l'hardware, non so se ve l'ho detto, penso di no, è in questo dorato chiaro, che è un po' l'hardware che io preferisco, perché è una via di mezzo tra argento e oro. E sì, è stupenda, ragazzi. Io sono strafelice di questo acquisto, anche perché ho sempre voluto avere la versione in rosa di questa borsa, che, come sapete, indosso tantissimo. È bellissima. E adesso sì, ho anche la sorellina. Fatemi sapere se anche voi impazzite per questa borsa, perché per quanto mi riguarda entra dritta dritta tipo nella top 3 delle mie borse preferite della mia collezione. È stupenda, è stupenda. Quindi, mia family, questo è quanto per il video haul di oggi. L'unica spesa che ho fatto è stata Chanel, appunto, al Dubai Mall, oltre al mini souvenir del Burj Khalifa. Come avete visto, non ho preso assolutamente nient'altro, ma spero vi sia piaciuto comunque questo video. Io vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Io vi aspetto domani, come al solito, puntuali alle 17:30 con un nuovo video. No, ciao!